Un libro, quello del cardinale, che pone una domanda fondamentale, post-cristianesimo col punto interrogativo. Ovvio che l'arcivescovo alla fine dia una risposta negativa, il cristianesimo esiste, il cristianesimo non è post-cristianesimo. Ecco, come secondo lei dei giovani universitari possono dialogare in questo mondo così diverso e sfrangiato proprio a partire da questa radice forte? Ma io credo che la parte una delle componenti interessanti del testo del Cardinale consista nel fatto che la riflessione sullo spazio per la presenza dell'annuncio cristiano in questa società sia preceduta da un momento anche di diagnosi e di analisi della situazione contemporanea. E, in particolare a partire da alcune istanze che sono quelle appunto del malessere della società contemporanea. Credo che per le giovani generazioni da questo punto di vista sia importante entrare appunto in risonanza con alcuni aspetti della loro esperienza, e forse io direi l'elemento che vorrei filosoficamente sottolineare di questo testo consiste nell'individuare alcune esperienze di fondo della condizione umana, direi, della condizione umana, ecco appunto, e quindi anche certe situazioni della condizione storico-sociale attuale, che sono i punti intorno ai quali chiunque, ogni giovane, che sia cristiano, che non sia cristiano, da qualsiasi punto di vista, ecco, rispetto ai quali chiunque è chiamato appunto ad interrogarsi. Questo libro credo che appunto individui tutta una serie di elementi, di spunti, di temi, che da questo punto di vista sono importanti.